Ipotesi omicidio colposo per l'incidente accaduto ieri a Correggio, dove durante una gara due ciclisti si sono schiantati contro un palo. Uno è morto, l'altro è grave. Da accertare le responsabilità dei corridori e dell'organizzazione. Arrestato un operaio di 45 anni che, per educare, così ha spiegato ai carabinieri, ha frustato il figlio di 8 anni con un cavo elettrico. Un mese di ricovero per il piccolo. Limite dei 30 km all'ora, molte strade chiuse, nuove frane nel Ramisettano che hanno messo in pericolo una conduttura del gas. Pesantissima la situazione della montagna, interpellanza del PDL in regione per aumentare i terreni agricoli. La situazione non migliora, adesso a far paura sono anche i fiumi. Per gli esperti domani è previsto innalzamenti del livello del Secchia, allerta della Protezione Civile. Lutto cittadino domani a Sant'Ilario, dove nel pomeriggio sono previsti i funerali delle tre donne morte carbonizzate nell'esplosione al mercato di Guastalla. Le esequie alle 14.30. Crisi nella cooperazione. Unieco ha venduto il 20% delle quote societarie in CLF. A marzo la cooperativa aveva chiesto l'accesso al concordato preventivo per congelare il patrimonio. Sfidando il freddo, ieri, giorno di Pasquetta, oltre 1000 podisti hanno partecipato alla Corsa Gualtieri, una delle tante iniziative in provincia. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione di Teletricolore. Dunque, l'ipotesi di omicidio colposo per quello che è accaduto ieri pomeriggio durante una gara ciclistica amatoriale a Correggio, in uno schianto tra ciclisti che sono finiti contro un palo. È morto un modenese di 35 anni, Andrea Vascoli. C'è un ferito che resta grave anche se non è in pericolo di vita, Stefano Chiari di Praticello di Gattatico. Adesso la procura dovrà chiarire se ci sono responsabilità dei corridori ma anche dell'organizzazione della gara. Sentiamo Antonio Lecci. È finita nel dramma la tradizionale Pasqua del ciclista, andata in scena ieri su un circuito stradale ricavato nella zona artigianale di Correggio, con centinaia di appassionati del pedale che hanno partecipato alla manifestazione. La volata finale della terza e ultima corsa, riservata ad amatori arrivati da ogni parte del nord Italia, si è conclusa con la caduta di alcuni concorrenti che erano nelle ultime posizioni. In due sono rimasti sull'asfalto, gravemente feriti, dopo aver urtato un palo della pubblica illuminazione in via Modena. Immediato il soccorso prestato dal medico di gara che era proprio dietro i corridori caduti, con l'arrivo di due ambulanze dell'automedica di Reggio. Andrea Vascoli, 35 anni, modenese di Spilamberto, e il coetaneo Stefano Chiari, geometra di Praticello di Gattatico, sono stati portati d'urgenza al Santa Maria Nuova di Reggio. Chiari è stato ricoverato in medicina d'urgenza in prognosi riservata, mentre Andrea Vascoli non ce l'ha fatta, morendo poco dopo il suo arrivo in pronto soccorso. Il fratello, che era pure lui in gara, il padre, la compagna, si sono recati in ospedale per il riconoscimento ufficiale della salma, a disposizione della magistratura che, come prassi, ha aperto un'inchiesta. L'indagine, inevitabilmente, riguarderà anche l'organizzazione della gara ciclistica e i sistemi di sicurezza improntati lungo il percorso. Questa, infatti, è la prassi. Era accaduto anche dopo un incidente che nel giugno del 2008 era costato la vita a un ciclista di 12 anni di Rubiera, appena prima del via di una gara a Cogruzzo di Castelnuovo Sotto. E anche nel maggio scorso, ad Albinea, sempre durante una corsa, dove rimase ferito uno dei corridori. Una storia invece incredibile che arriva da Fabrico, dove un padre si è giustificato con i carabinieri che lo stavano arrestando, dicendo che ha frustato il figlio di 8 anni con un cavo elettrico perché lo doveva educare. Sentiamo. Le urla del bimbo, lo schiocco delle frustate hanno fatto scoprire ai carabinieri di Reggio, grazie alle richieste di intervento arrivate dai vicini di casa, una storia di violenza familiare in un paese della provincia. Il padre, senegalese, ha preso a frustate il figlioletto, 8 anni, con un cavo elettrico e gli ha causato lesioni e ferite in tutto il corpo. Il bimbo è stato ricoverato all'ospedale e giudicato guaribile in circa un mese. È accaduto la sera di Pasqua. Al loro arrivo nell'abitazione i carabinieri sono stati accolti dall'uomo che ha giustificato le urla parlando di un semplice litigio avvenuto poco prima tra la moglie e il bimbo, poi uscito per andare a giocare a pallone con gli amichetti. I militari, non convinti, sono entrati in casa, hanno scoperto il piccolo in lacrime, ferito, rannicchiato nella vasca da bagno. È stato chiamato il 118, mentre il padre, un 45enne operaio, e la madre sono stati portati in caserma per accertamenti. L'uomo ha detto di aver agito così per educare il bambino. È stato arrestato per abuso di mezzi di correzione, disciplina, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate.
Nel cesto della biancheria della Vari, i carabinieri hanno anche trovato il cavo elettrico lungo circa un metro e del diametro di 1,5 centimetri utilizzato per frustare il bambino. Sono fissati per domani a Sant'Ilario i funerali di Teresa Montagna, della figlia Rossana Mango e della sorella Bianca Maria. Sono le tre donne vittime del rogo del furgone rosticceria in cui stavano lavorando lo scorso 9 marzo al mercato di Guastalla. Dalle 8 alle 14 sarà aperta la camera ardente allestita nella sala consiliare al primo piano del municipio. Poi alle 14.30 al corteo fino alla chiesa parrocchiale di Sant'Eulalia, dove si verrà officiato il rito funebre. Per gran parte della giornata di domani, per l'afflusso di persone previsto a questi funerali, saranno apportate alcune modifiche alla viabilità nell'area del municipio e del percorso del corteo. In occasione della cerimonia funebre, domani a Sant'Ilario sarà in vigore il lutto cittadino. La notizia di un furto: ladri acrobati si sono calati dal tetto e sono entrati in una rivendita di pneumatici Morlini Gomme in via Fratelli Cervi a Reggio. Hanno forzato il lucernario e sono riusciti a portare via molti pneumatici di varie marche, il danno di migliaia di euro, che hanno caricato su un furgone Nissan rubato nel corso della notte da un altro capannone aziendale in via Raffaello, nella zona industriale di Mancasale a Reggio. Stanno indagando i carabinieri. Adesso è l'aggiornamento col maltempo, perché chi pensava fosse finita purtroppo rimarrà deluso. Ci sono ancora 24 ore di allerta per quanto riguarda il livello dei fiumi, ma tra poco entreremo nel dettaglio con la notizia. Vediamo in montagna qual è la situazione nelle ultime ore. Continua ad essere monitorata la situazione in Appennino e in tutti i paesi pesantemente colpiti dalle frane e dagli smottamenti effetto delle piogge continue. In 15 giorni sono caduti 175 mm di pioggia, non accadeva dal 1964. Una situazione dunque di estrema emergenza per la quale Provincia e Regione stanno lavorando per reperire risorse economiche. Nelle ultime ore nuovi fronti si sono aperti, in particolare nel comune di Ramiseto, dove il personale di Irene ha dovuto intervenire per mettere in sicurezza una condotta del gas. La frana si muove in direzione dell'alveo dell'Enza, anche se non minaccia le abitazioni. Bloccato invece alle prime ore di oggi un gruppo di persone che si era recato a trascorrere alcune ore nelle seconde abitazioni a Cortogno di Casina, a causa dell'interruzione di una strada comunale poi liberata dai detriti. Questa mattina il servizio tecnico di bacino della regione e il comune hanno compiuto un nuovo sopralluogo a Costa Alta, la strada che da Baiso va verso Carpineti. La frana è ampia, ma anche in questo caso non sembra minacciare le abitazioni. E intanto è di nuovo chiusa al traffico sulla strada provinciale 63 Albinea Regnano Casina, chiusa anche a Vetto la strada provinciale 10 Rossigneto Pomello. Il limite di velocità 30 km su gran parte delle arterie verso la montagna, a San Polo, a Carpineti e sulla Baiso Roteglia. Rimane chiusa a Carpineti la strada provinciale 98 Fondovalle Tresinaro. Infine si viaggia a senso unico alternato sulla maggior parte delle strade che dalla prima periferia di Reggio va in direzione della collina. In questo quadro di emergenza c'è anche chi ruba le attrezzature. I carabinieri sono intervenuti alla provinciale 513 a Vetto, dove sabato sera è stato rubato il generatore di corrente sistemato per garantire l'illuminazione nella zona della frana. E intanto anche in regione la politica comincia a parlare di questa vera emergenza. Il consigliere regionale del PDL Filippi ha presentato un'interpellanza per chiedere che sia incentivato il sistema agricolo come elemento di difesa della stabilità idrogeologica. E si parlava appunto di questa nuova allerta della Protezione Civile per criticità idraulica per tutte le 24 ore di domani per le zone anche di Reggio, oltre che Ferrara, Bologna e Modena. Le piogge di oggi, dicono gli esperti, hanno determinato ulteriori innalzamenti dei livelli idrometrici nei tratti montani dei corsi d'acqua che, propagandosi verso valle, prolungheranno la permanenza dello stato di criticità idraulica moderato. Questo il bollettino degli esperti, che fa riferimento in particolare ai fiumi Secchia e Reno, mentre si aggiunge che nel territorio appenninico, a fascia montana e collinare, permane una situazione di dissesto idrogeologico diffuso con possibili aggravamenti di situazioni già in atto e attivazioni
di nuove frane. Dunque la situazione è e rimane di estrema allerta ed emergenza. Per quanto riguarda la cronaca, è stato arrestato Adriano Diliberto, palermitano 26enne, in via Emilia all'Angelo, aveva organizzato uno spaccio di marijuana in un garage. La polizia ha fermato due giovani che avevano appena comprato e poi hanno fatto questa perquisizione. Sono stati trovati 20 grammi di marijuana, 820 euro provento dello spaccio. A Correggio invece è furto in un cantiere in via Ardione, dove i ladri hanno forzato la porta di un container, hanno rubato decine di bobine di rame e altro materiale, migliaia di euro il danno. Andiamo in pubblicità, tra poco le altre notizie di oggi. Tra poco la pagina è dedicata all'economia e alle imprese, ma prima il riassunto dei nostri titoli. Ipotesi omicidio colposo per l'incidente accaduto ieri a Correggio, dove durante una gara due ciclisti si sono schiantati contro un palo, uno è morto, l'altro è grave. Da accertare le responsabilità dei corridori e dell'organizzazione. Arrestato un operaio di 45 anni che per educare, così ha spiegato ai carabinieri, ha frustato il figlio di 8 anni con un cavo elettrico, un mese di ricovero per il piccolo. Limite dei 30 km all'ora, molte strade chiuse, nuove frane nel Ramisettano che hanno messo in pericolo una conduttura del gas. Pesantissima la situazione della montagna, interpellanza del PDL in regione per aumentare i terreni agricoli. La situazione non migliora, adesso a far paura sono anche i fiumi. Per gli esperti domani previsti innalzamenti del livello del Secchia, allerta della Protezione Civile. Lutto cittadino domani a Sant'Ilario, dove nel pomeriggio sono previsti i funerali delle tre donne morte carbonizzate nell'esplosione al mercato di Guastalla, le esequie alle 14.30. Crisi nella cooperazione, Unieco ha venduto il 20% delle quote societarie in CLF, a marzo la cooperativa aveva chiesto l'accesso al concordato preventivo per congelare il patrimonio. Sfidando il freddo, ieri, giorno di Pasquetta, oltre 1000 podisti hanno partecipato alla Corsa Gualtieri, una delle tante iniziative in provincia. Come avete sentito dai nostri titoli, Unieco ha venduto il 20% della sua quota societaria in CLF, Costruzioni Linee Ferroviarie, passando così dal 60 al 40%, mentre i soci olandesi sono passati dal 40 al 60%. Il presidente Mauro Caso gli ha detto che sono le linee guida del piano poliennale al 2016 di Unieco, che concentra sulle attività all'estero le proiezioni di crescita più rilevanti per i prossimi anni. A marzo, ricordiamo, Unieco, dopo CMR, Orion e COP7, proprio per la sua situazione di crisi, ha chiesto il concordato preventivo che prevede la ristrutturazione del debito con banche e creditori. Parliamo invece di Immergas, l'azienda gruppo di Brescello che cresce, ha stretto un importante accordo con la Ant Heating di Melbourne, che importerà 5 modelli di caldaie espressamente progettati per il mercato dell'Asia, ma Immergas avrà anche un nuovo showroom e nuovi programmi di sviluppo. Immergas è strutturata sui mercati esteri fin dal 91, ha spiegato Alfredo Amadei, vicepresidente di Immergas, che vedete in queste immagini. Le filiali sono oggi 9, la rete che ora tocca 30 paesi crescerà ancora nel 2013. Prevediamo, ha detto Amadei, un forte impulso nelle vendite proprio in Australia. E per i giovani che vogliono fare invece impresa a casa nostra, al via un importante progetto per incoraggiare e aiutare i giovani a investire sul proprio futuro puntando sul valore dell'artigianato. Il progetto è intitolato GITA, Giovani e Imprese da Avviare e Trasmettere, promosso da CNA, Confartigianato, Presidenza del Consiglio dei Ministri Regione Emilia Romagna. Il bando è diretto a ragazze e ragazze di età non superiore ai 35 anni, residenti o domiciliati nella Regione Emilia Romagna, con un'idea di impresa da costituire nel settore dell'artigianato artistico tradizionale di qualità. La scadenza per le domande è prevista venerdì 5 aprile, dunque bisogna sbrigarsi per chi è interessato, e il bando è sul sito progettogita.net. Ieri giornata di Pasquetta, tante le iniziative in provincia, anche se il tempo non era dei migliori. Andiamo a vedere cosa è successo a Gualtieri, dove c'è stata la tradizionale gara tra podisti. Vediamo.
Metti insieme una mezza maratona, una piazza con un ristorante attrezzato, una mostra artistica, le giostre per i bambini, animazioni varie. Si ottiene la Pasquetta di Gualtieri, un ormai tradizionale appuntamento annuale di feste e sport che ogni volta coinvolge tante persone che partecipano attivamente alle varie iniziative, con la corsa non competitiva del mattino che porta i partecipanti ad ammirare le bellezze naturali della Golena del Po, insieme agli scorci del centro storico di Gualtieri, il paese noto per aver accolto a lungo un personaggio artistico di primo piano come Antonio Ligabue. Ma al centro della festa c'è soprattutto la mezza maratona, che quest'anno ha rispettato un doveroso minuto di silenzio in segno di lutto per la scomparsa di Pietro Mennea, un grande del podismo che anche la gente di Gualtieri ha voluto ricordare in questa Pasquetta sportiva. Poi il via ufficiale col lungo serpentone di concorrenti che ha percorso di oltre 20 km a piedi, con il pubblico a fare il tifo per i vari atleti a ogni passaggio sulla suggestiva cornice di Piazza Bentivoglio. Ma la festa di Pasquetta a Gualtieri non è solo sport, ci sono i volontari dell'Associazione Amici del Val Parigi e della Proloco che ogni anno insieme alla Protezione Civile Bentivoglio sono pronti a fornire il servizio di ristoro a base di gustosi tortelli emiliani a cui si aggiungono le salsicce alla piastra serviti come menù dell'atleta al termine delle varie prove e delle premiazioni che si svolgono sempre in Piazza Bentivoglio come ormai tradizione. Inoltre la possibilità di visitare la bella mostra di Patrizia Zecchetti, un'artista capace di disegnare volti e ritratti direttamente da un'immagine o da una fotografia, come ha dimostrato di saper fare anche davanti alla nostra telecamera, direttamente tra le tante opere d'arte esposte alla mostra, aperta nel fine settimana fino al 14 aprile prossimo nella Sala dei Falegnami di Palazzo Bentivoglio. La prossima settimana si aprirà l'insegna degli scioperi nel trasporto, infatti è stato proclamato dai sindacati di base lo sciopero nazionale di 4 ore dalle 9 alle 13. A Reggio interesserà il tratto ferroviario Reggio Guastalla, Reggio Sassuolo, Reggio Ciano. Disagi comunicano, ci saranno anche per lo sciopero dei treni che circolano anche sul servizio regionale. Dunque lunedì 8 aprile per chi dovrà usare i treni locali e regionali, attenzione a questo sciopero. Andiamo in pubblicità, tra poco ci troviamo e guardiamo anche le previsioni per domani. Teletricolore Meteo. Il meteo è offerto da Otton Let, vi aspetta nella sala mostra presso lo stabilimento a Corte Tegge di Reggio Emilia. Otton Let vi attende anche nel nuovo centro materassi con le più moderne soluzioni per migliorare il vostro riposo. Ecco, vediamo allora il tempo per domani, mercoledì 3 aprile, mattino, cielo nuvoloso, migliora leggermente al pomeriggio con tempo variabile e poco nuvoloso, nubi sparse. Le temperature sono comprese tra 8 e 15 gradi. Teletricolore Meteo. Il meteo è stato offerto da Otton Let vi aspetta nella sala mostra presso lo stabilimento a Corte Tegge di Reggio Emilia. Otton Let vi attende anche nel nuovo centro materassi con le più moderne soluzioni per migliorare il vostro riposo. Dopo il meteo alcuni appuntamenti per domani sera, mercoledì, al Matterello a Rubiera un tributo a Mina, alla Rocca di San Martino in Rio un tributo alla cantante francese Edith Piaf, al Teatro di Gualtieri uno spettacolo sulla storia dei lavori di ristrutturazione dell'antica sala spettacoli di Piazza Bentivoglio, alla Sala Civica Zavattini in via Fratelli Cervi a Reggio alle 21 incontro sull'arte. Adesso in chiusura rivediamo in sintesi le nostre notizie. Ipotesi omicidio colposo per l'incidente accaduto ieri a Correggio, dove durante una gara due ciclisti si sono schiantati contro un palo, uno è morto, l'altro è grave. Da accertare le responsabilità dei corridori e dell'organizzazione. Arrestato un operaio di 45 anni che per educare, così ha spiegato ai carabinieri, ha frustato il figlio di 8 anni con un cavo elettrico, un mese di ricovero per il piccolo. Limite dei 30 km all'ora, molte strade chiuse, nuove frane nel Ramisettano che hanno messo in pericolo una conduttura del gas. Pesantissima la situazione della montagna, interpellanza del PDL Regione per aumentare i terreni agricoli. La situazione non migliora, adesso a far paura sono anche i fiumi. Per gli esperti domani previsti innalzamenti del livello del Secchia, allerta della Protezione Civile. Lutto cittadino domani a Sant'Ilario, dove nel pomeriggio sono previsti i funerali delle 3 donne morte carbonizzate nell'esplosione al mercato di Guastalla, le esequie alle 14.30. Crisi nella cooperazione, Unieco ha venduto il 20% delle quote societarie in CLF, a marzo la cooperativa aveva chiesto l'accesso al concordato preventivo per congelare il patrimonio.
Sfidando il freddo, ieri, giorno di Pasquetta, oltre 1000 podisti hanno partecipato alla Corsa Gualtieri, una delle tante iniziative in provincia. Questi i nostri titoli, ci fermiamo qui. Grazie per averci seguito, ci rivediamo alle prossime edizioni. Buona serata. We'll be right back.